Ciao belle donne, benvenute su Women Chic. Oggi sono qui a parlarvi di una palette uscita da pochissimo. È la nuova palettona, diciamo così, di Huda Beauty. Sto parlando della Nude, che ha circolato tantissimo sui social. E la potete trovare sia sul sito di Sephora, sia negli store di Sephora. E per adesso c'è soltanto in alcuni selezionati, penso che poi arriverà in tutti gli altri negozi. E dall'1 novembre anche sul sito inglese Cult Beauty, che spedisce appunto senza dogana. E la palette in questione si aggiunge alle sorelline che sono la Desert Dusk e la Rose Gold. Io possiedo quindi la prima edizione e sto parlando appunto, come dicevo prima, della Nude. Questo è il packaging esterno, vedete, qui è lucido, mentre la scatolina che lo contiene, diversamente appunto da quella della Desert Dusk che era incartonato, questa è in plastica. Dietro, insomma, c'è la lista degli ingredienti, quindi è quella plastificata. Come al solito la palette è magnetica, all'interno si trova un fogliettino, ma siccome io l'ho utilizzata per realizzare questo make-up, il primo make-up che ho realizzato con la palette l'ho fatto insieme a voi come al solito, appunto proprio per testarla e vedere le prime impressioni, e ve la faccio vedere appunto con la descrizione prima di swatcharla. Quindi quando era ancora in tonza. Eccola qui in tutto il suo splendore. Si apre, come vedete, c'è lo specchio, la solita plastichina protettrice con il volto di Huda. Ed ecco qui gli ombretti. Allora, onestamente dal vivo appaiono proprio come io le vedevo nelle foto su Instagram. Eccoli qui, quindi non li ho ancora toccati, quindi sono intonsi, li volevo fare vedere appunto prima di swatcharli. Abbiamo 10 ombretti altamente pigmentati, così come dice la descrizione, poi li andremo a swatchare insieme. Sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Quindi sono questi 10. Questi sono arricchiti con aloe vera e olio di cocco. Questo serve per dare un'applicazione uniforme. Poi abbiamo 4 tonalità perlate con effetto duochrome. Io penso che siano questo, questo, questo e questo. Come vedete, appunto, ci sono delle foglie molto riflessate. Così anche ad occhio nudo si coglie appunto che la texture è un po' grossolana, quindi sono curiosa di vedere perché se è come la texture della prima palette di Huda Beauty, quindi la prima versione della Rose Gold, che magari vi lascio su nelle schede se volete dare un'occhiata, io l'adorerò. Poi abbiamo due formule penso glitterate, che il sito di Sephora dà come Spangled, che sono fatti con materiali siliconici che servono a migliorare la lucentezza. Poi abbiamo questa perla pressata, che è l'unica, questa qui, quindi questo effetto metallizzato, che è arricchita con cera d'acacia, jojoba e girasole per dare una finitura ultra perlata e facile da stendere insieme agli opachi, quindi da sfumare con gli opachi. E infine abbiamo questa base colorata, che non so se riuscite a vedere, è una base cremosa che serve appunto per applicarci sopra i pigmenti e renderli più intensi, quindi una sorta di primer. Comunque ora la utilizzeremo insieme. Prima voglio farvi vedere gli swatch. Allora, questi sono i primi 6 colori della prima fila, in particolare il primo è quello opaco ed è un panna burro molto pigmentato. Questi, attenzione, sono tutti fatti con una sola passata. Il secondo, vedete, è uno di quelli appunto a foglia, quindi pigmenti in foglia pressata. Poi abbiamo questo rosa carne che si vede male in camera, ma anche questo è molto pigmentato. A seguire un'altra tonalità perlata, ma che vi devo dire è luminosissima. Con le dita diventano molto burrosi e si sfumano benissimo, almeno sul braccio. Poi abbiamo gli ultimi due, appunto, che sono questi due colori di tendenza.
Questi sono quelli della seconda fila, anche questi fatti con una sola passata, io li trovo pigmentatissimi, guardate il secondo e l'ultimo come sono luminosi, in particolare l'ultimo è l'unica tonalità in perla, la perla pressata di cui vi parlavo, vedete veramente molto luminosa e setosa. E per quanto invece riguarda questi centrali sono appunto i due pigmenti glitterati che rispetto alla Desert Dusk, che vi lascio anche qui il link nella scheda, risultano appunto più omogenei rispetto a quelli dell'altra palette. Comunque sono sempre dei glitter ed è chiaro, ecco, che pur essendo pressati non possono avere una stesura omogenea. Ecco quelli dell'ultima fila. Ora è chiaro che sembrano 5 perché il primo, ripeto, una sorta di primer cremoso, cioè non si vede neanche. E poi abbiamo tutti questi opachi, diciamo che il primo degli opachi che ho sbocciato, che è Secret, in particolare questo, accanto appunto a Concealed, e che mi è sembrato un pochino più secco degli altri, quindi è l'unico con due passate. Anche quest'altro pigmento in foglie che è Charmed, cioè guardate, fantastico. Allora, cosa ne penso dopo gli swatch della palette dopo che l'ho utilizzata? Naturalmente, se vi interessa il look che ho realizzato, lo trovate alla fine del video, quindi se siete interessate, l'ho fatto veramente un trucco molto semplice, di quelli che io faccio, insomma, veloci. E cosa ne penso di questa palette? Allora, innanzitutto già ci sono le prime polemiche sui social, dei primi video, che non è pigmentata, che comunque non è una palette nude, che i pigmenti appunto come al solito sono grossolani eccetera eccetera, quindi queste sono tutte le polemiche. Io vi dico il mio personale parere dopo appunto le mie prime impressioni. Allora, innanzitutto, se io l'ho comprata è proprio perché non è una solita palette nude. Sapete che io non adoro i look nude, quindi ecco, non l'avrei comprata se fosse stata una delle solite palette con i soliti colorini da tutti i giorni. Questa mi ha colpito tantissimo proprio perché i colori al suo interno non solo se il trend di questa stagione, quindi questi colori prugna, fucsia, ciliegia, questi rosa accesi. E poi perché appunto anche i color nude non sono dei colori banali, almeno secondo me. E mi ricordava molto i colori della Black Talk, di questa palettina qui, quella con i blush e con gli ombretti di Urban Decay, che magari vi lascio su nella scheda perché insomma abbiamo fatto già un video review, però sinceramente rispetto a questa che sono quasi tutti opachi e i colori appunto shimmer non sono appunto così luminosi, io preferisco nettamente questa, sia come qualità di pigmentazione degli ombretti, perché come vi dicevo, quando ho fatto i primi swatch, io li trovo veramente pigmentati alla prima passata. Rispetto agli opachi delle altre due palette, io li ho trovati meno secchi, più burrosi. E anche la polverosità, ecco, non è per niente alta. Fallout è stato proprio minimo, quasi zero. E sono usciti anche dei pennelli insieme alla palette, però ecco, in Italia non sono ancora arrivati, ma credo che non siano necessari, nel senso che basta un qualsiasi pennellino. Una spugnetta che insomma si trovano di solito anche nelle palette più economiche o anche negli ombrettini mono e si applicano benissimo. E per quanto riguarda appunto questi ombretti più luminosi, sono come quelli della prima Rose Gold e secondo me cioè più facilmente applicabili con i pennelli rispetto a questi della Rose Gold. Vi sto parlando di questo, sono molto più burrosi, sembrano leggermente più grossolani, però poi quando li sciogliete col pennello col dito, quindi quando si riscaldano, diventano molto burrosi e hanno una luminosità secondo me altamente superiore a questi, quindi io almeno prima impressione che ho avuto favolosa. E anche per quanto riguarda l'idea di inserire una sorta di ombretto primer per questo qui per i glitter, allora, i glitter io l'ho messi giusto un pochino all'interno, sapete che io non sono amantissima dei glitter, giusto per come fissante, ma anche come fissante uniformante della palpebra, lo trovo molto carino. E quella texture lì comunque è quasi semitrasparente, quindi ecco.
Non dovrebbe colorare la palpebra se lo utilizzate al di sopra dell'ombretto. Io non l'ho utilizzato come primer, ma solo per rendere più appiccicoso, diciamo così, la base per gli ombretti, quelli in foglia o i glitter. Quindi la mia prima impressione è ottima, cioè io adoro le palettine Huda. Ero un po' preoccupata da quelle quadrate ultime uscite, quelle con le gemme preziose, però questa, insomma, rispetto a quello, l'ho trovata migliore. Vi voglio fare vedere qualche comparazione, ma soltanto forse questi pochi colori opachi posso farvi vedere qualche somiglianza. Ecco, questi sono gli swatch di alcuni colori opachi della Nude di Huda Beauty con alcuni dei nuovi ombretti refill che sono usciti di Nabla. Ve ne avevo parlato nella scheda che vi lascio qui in alto. E magari, ecco, chi vuole acquistare degli ombretti di queste colorazioni che appunto vanno molto di moda in questo periodo, ecco, potrebbe, anziché comprare tutta la palette, magari acquistare i mono di Nabla. Allora, il primo è Love Bite della palette di Huda Beauty e accanto abbiamo Cherry Shape di Nabla. Cherry Shape, vedete, ha una componente più rosata e meno violacea. Poi abbiamo Spanked di Huda e accanto Verve di Nabla. Come potete notare, quello di Nabla è più caldo, all'interno una sorta di albicocca in più, ecco, di pescato in più. E poi l'ultimo che è Tickle di Huda, accanto c'è Artemisia di Nabla che è più scuro decisamente. Ho provato a cercare dei colori, delle similitudini tra la Desert e appunto la Nude, però devo dire che non si somiglia a nulla. L'unica cosa che secondo me si avvicina un pochino è questo ombrettino qui che è Royal, con questo ombrettino qui che è Kinky, ve li metto appunto accanto, però vedete Royal è più insomma rossiccio, mentre Kinky appare più violaceo. Quindi ecco, si somigliano molto, ma hanno due sfumature diverse. Queste sono appunto le comparazioni più significative che ho trovato. Non l'ho swatchata con la Blay Black Talk, perché comunque anche se i colori sembrano simili, hanno una texture totalmente diversa. Sono molto più burrose, più scriventi, e quindi è tutta un'altra cosa, quindi mi sembrava abbastanza inutile. Vi lascio ora al tutorial di questo make-up e alla fine vi darò le mie ultimissime impressioni. Finito. Trovate giù nell'info box la lista di tutti i prodotti che ho utilizzato per questo make-up. E il rossetto è di Huda Beauty, è il Demi Matte, quindi gli ultimi rossetti liquidi usciti in collezione. Vi lascio anche sulla scheda del video in cui ve ne ho parlato. Beh, come primo trucco direi che non mi dispiace.
Spero che questo mio make-up, questo mio look vi sia piaciuto. Le mie primissime impressioni finali, diciamo così, sono super positive, nel senso che in pochi minuti, ma neanche 5 minuti, ho realizzato il make-up occhi. I colori sono sfumati benissimo, non mi hanno fatto fallout. Credo che si possano realizzare tantissimi look, sia da giorno che da sera, visto anche la luminosità degli ombretti appunto in perla. Quindi la durata, purtroppo, la dovrò testare e ve ne farò sapere, insomma, in futuro. Quindi, come prima impressione, io vi consiglierei di acquistarla se siete persone a cui piacciono i trucchi nude non troppo esagerati e comunque particolari di tendenza, perché ripeto, questi colori sono molto di tendenza. Costa 64,90 euro da Sephora, sinceramente è un prezzo altino per una palette, ma questi sono i prezzi delle palette di Huda, e magari ecco, come regalo di Natale, insomma, potrebbe essere un bellissimo regalo. Ebbene, se avete domande o ho dimenticato qualcosa, insomma, qualsiasi dubbio vi venga in mente, scrivetemelo giù nei commenti. Vi ringrazio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!